questo istante anche la corsa riservata alla categoria G5 a punti e femminile. In palio sempre le maglie di campioni provinciali bresciani. Hai 18 anni e quell'area da signora ti sta anche male. Partenza decisamente tranquilla per questi atleti che, visto i chilometri da percorrere e il grande caldo di oggi, stanno cercando di amministrare al meglio le energie. E certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale. Quando rinuncia ai comportamenti. Il gruppo occupa l'intera sede stradale. Nelle posizioni di testa scorgiamo le maglie di Monteclarense, Ronco, Bornato, Springhedi, Valle Camonica e sopra Zocco. Quando mi dici dai spegni la luce, che mi vergogno. Quando sei lì che ti trema la voce, a me mi sembra... È ora una ragazza del team Valle Sabbia che con un'accelerazione dà uno scossone al gruppo, che aumenta la velocità e si allunga in fila indiana. E questa notte questa città mi sembra bellissima. Ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. Questa notte questa città mi sembra bellissima. Chissà se stai dormendo. Tocca ora alla Monteclarense forzare il ritmo in testa al gruppo, ma Ronco, sopra Zocco e Bornato fanno buona guardia. Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare? Il gruppo si è leggermente assottigliato, le squadre si alternano in testa a tirare, ma sembra che il tutto si risolverà con una volatona generale. Niente. Perché da oggi devi stare attenta a tutta questa... Campione provinciale, categoria G5, si riconferma dell'Aglio Alberto della Monteclarense, che all'arrivo riesce a precedere il compagno di squadra Cigala Manuel. Dietro Martelli Nicolas della Soprazocco, Bonaiti Luca della Bornato e Rossini Davide della Springhedi. Per le ragazze si aggiudica la maglia Damiani Valentina della Bornato, che supera la compagna di squadra maltese Michela e Murania Maria Rosa della Valle Camonica.